provincia di Forlì-Cesena, 360.000 abitanti, 30 comuni, un'impresa ogni 9 persone, compresi i neonati. Un'economia basata sulla voglia di fare e di intraprendere, sulle capacità di unire innovazione e tradizione, il talento del singolo e la forza del gruppo. Qui cooperare da più di 100 anni significa molto più di una parola. Significa creare una rete di protezione che abbracci il più debole e il più fortunato. Aiutare le piccole e medie imprese a crescere e a competere insieme. Dare valore e tutela al lavoro del singolo e aiutarlo ad essere protagonista delle scelte che riguardano tutti. Soprattutto significa una cosa: affrontare insieme i problemi piccoli e grandi di ogni giorno, la casa, la spesa, la famiglia. E i problemi piccoli e grandi di tutti, la crescita, il lavoro, la sicurezza sociale, l'ambiente. I 90.000 soci di LegaCoop Forlì-Cesena queste cose le sanno e contribuiscono ogni giorno a fare di questa provincia un territorio in cui l'iniziativa privata e la solidarietà procedono di pari passo. 90.000 soci, uno ogni 4 abitanti. A questa terra le cooperative molto hanno dato e da questa terra molto hanno ricevuto. È uno scambio che nasce da lontano, dall'Italia migliore, quella che ogni giorno si rimbocca le maniche con la voglia di fare. Dall'intelligenza del piccolo è nata la forza del grande. Le cooperative dell'agroalimentare, che ormai hanno varcato i confini dell'Europa. È anche grazie a loro se oggi l'agricoltura di Forlì-Cesena è all'avanguardia nell'ortofrutta e nelle sementi. Pochi ci avrebbero creduto negli anni 50, quando si girava di casa in casa, di podere in podere, per convincere i piccoli imprenditori agricoli ad associarsi. Oggi i marchi delle cooperative di LegaCoop Forlì-Cesena sono conosciuti e apprezzati dai consumatori di tutto il mondo. La cooperazione fra dettaglianti, che ha dimostrato che è possibile unire futuro e tradizione, ha dato una dimensione di mercato al lavoro di centinaia di piccoli operatori del commercio. È un'esperienza senza precedenti che insieme alla cooperazione di consumo ha cambiato il volto della rete distributiva, mantenendone la proprietà nelle mani di chi produce effettivamente ricchezza. La cooperazione sociale e di servizi, che dà risposte concrete ad un welfare che sempre più vive della collaborazione tra pubblico e privato, oggi è una realtà robusta che ha saputo crescere e migliorarsi per concorrere su qualsiasi tipo di mercato. Sono solo alcune delle punte di eccellenza del movimento cooperativo. Gli autotrasportatori, gli artigiani, gli operatori del turismo. Non c'è categoria che nella cooperazione non abbia trovato una risposta concreta alla necessità di crescere, di essere sempre più competitivi, ma anche di condividere un'esigenza di solidarietà che è propria di questa gente. Voglia di lavorare insieme, di integrare esperienze e mondi diversi. Questa è la cooperazione di LegaCoop. Le grandi cooperative di produzione e lavoro, che hanno costruito letteralmente le nostre città, convivono con le piccole cooperative, dove idee e tecnologia danno lavoro ai giovani che si laureano nelle nostre facoltà. Gli stessi giovani che nelle cooperative di abitazione trovano una risposta concreta al problema della casa. L'università, la scuola e il mondo della formazione sono in continuo scambio con le cooperative. È un rapporto che si è sviluppato grazie all'impegno comune e che sta dando i suoi frutti. Anche in questo modo si crea innovazione, offrendo possibilità imprenditoriali e di lavoro sul territorio, impedendo la fuga dei cervelli verso l'estero e le grandi multinazionali. Lavoro di qualità e qualità del lavoro. Per i soci e i dipendenti significa poter contare su forme contrattuali innovative come il job sharing, che consentono di conciliare meglio le necessità familiari e quelle professionali. Molto è stato fatto per il lavoro e la rappresentanza delle donne nelle cooperative e molto resta da fare, ma la strada è quella giusta. Le cooperative di LegaCoop Forlì-Cesena creano cultura, aggregazione, spazi per i giovani e i meno giovani. Non solo nei capoluoghi, ma anche e soprattutto nei centri più piccoli, dove il tessuto sociale si raccoglie intorno ai circoli e alle case del popolo. Da questa capacità di unire nasce lo spirito di solidarietà che anima tutte le cooperative. Ogni anno cifre importanti sono destinate a iniziative benefiche, sociali, sportive, eventi che migliorano la qualità della vita di tutta la provincia. In questi anni le cooperative associate a LegaCoop sono cresciute senza sosta, creando valore e ricchezza. Un patrimonio che è rimasto per creare altra ricchezza ed altro valore. È la natura stessa della cooperazione, un patto fra generazioni, per costruire il domani senza rinunciare al passato.
Per questo le cooperative sono impegnate attivamente per la tutela dell'ambiente, quello di lavoro e quello di tutti, con la certificazione ISO 14001, con la SA 8000, con la registrazione EMAS, con tutti gli strumenti che la tecnologia e la creatività offrono. Perché domani i loro soci saranno ancora qui a vivere, lavorare, studiare, divertirsi. Attraverso lo scambio mutualistico i soci ricevono beni, servizi e occasioni di lavoro a condizioni migliori di quelle che offre il mercato. È un rapporto economico, ma non solo. Ogni giorno i cooperatori creano una rete di relazioni che producono sicurezza e coesione sociale. Qualcuno l'ha chiamato antidoto alla società del rischio. È la consapevolezza di non essere soli che genera fiducia. Quel desiderio di aiutarsi a vicenda che chiamiamo cooperazione.